È un modello di regione quello di Formigoni da questo punto di vista. È un po' il modello di base è il Grand Hotel, no? Perché nel Fall Center ci sono due bagni, Infrastrutture Lombarde, che è la sua società privilegiata per gli affari, deve avere una bella sede, si è costruito anche un palazzo nuovo, quindi Ma tu non sai che all'ultimo piano del Pirellone, cioè Formigoni al 30° piano, sopra c'era uno spazio vuoto, no? Che Gio Ponti voleva lasciare anche per dare respiro a questo suo fantastico edificio. Formigoni dentro ci ha fatto costruire una nuvola di vetro, una roba anche da matti, cioè c'è anche da preoccuparsi davvero, una nuvola di vetro per un valore di 5 milioni abbondanti di euro, in cui lui si è costruito un ufficio dove incontra le persone importanti, di 50 metri quadri, non facciamo il conto di quanto costa a metro quadro questa nuvola. Bene, l'ha chiamato lounge, capisci? Il Grand Hotel, hai ragione. Lounge, e c'è un ascensore che lo porta su tipo nei fumetti, no? Da dentro, dall'ufficio, un ascensore privato lo porta nella nave. Tanto pagano i lombardi. Nel frattempo si faceva la Torre di Babele, come la chiamo io, no? Perché lui vuole avvicinarsi all'Eterno. E quindi questa torre che deve essere più alta delle altre, con questa grandeur veramente anche inutile, perché forse non c'era bisogno neanche di tutti quei metri cubi, di metri quadri, no? Per dare ufficio alla regione. Per cui è il Grand Hotel, solo che poi la gente prende il tram, fa le cose normali, non tutti se lo possono permettere, Grand Hotel, solo Formigoni. Un po' sprecone questo Formigoni. Sì, c'è il Grand Hotel, poi però il Grand Hotel ha anche questo aspetto di carcere, no? Perché questo ultimo piano del Pirellone, non so se l'avete notato, è sempre acceso, no? Anche di notte, per dare l'impressione che il presidente potrebbe anche lavorare, cioè potrebbe anche esserci, esserci a lavoro. E poi però c'è l'aspetto carcerario del Grand Hotel, no? Non si può mangiare il gelato, il kebab se non è. E poi ci sono anche cose un po' più gravi, no? Perché in un caso recente in cui appunto molto doloroso, il Certo. caso Englaro, lui ha tratto spunto per dire, sempre con un atto amministrativo, perché lui fa tutto con gli atti amministrativi, non che quella persona era obbligata a fare quello che voleva Formigoni, ma che tutti siamo obbligati a fare quello che ci dicono i medici, che devono stare agli ordini di Formigoni, no? E questo è, come è noto, l'uso delle strutture sanitarie come mezzi di contenzione è tipico Sì, di regimi. ma certo, a me viene in mente l'Iran, che è un po' verde padano, no? Nell'accezione che voi il verde, ormai non è il verde Munguzzi, il No, verde verde democratico, è padano. il verde padano iraniano, e c'è anche il caso incredibile che se sei DCL va benissimo, se non sei DCL ti tolleriamo, se addirittura però ti permetti di criticare il CL si ritorna al carcere, giusto? Cos'è successo a Esatto. questo dipendente che si chiama De Alessandri? Beh, e lui ha scritto un libro, ha avuto una vicenda personale come dirigente della Regione Lombardia, gli hanno soppresso la struttura che lui dirigeva, lo hanno retrocesso a funzionario e lui ha scritto poi un libro su CL. La Regione Lombardia lì si sono un po' confusi perché lo ha sospeso sostenendo che lui aveva offeso il datore di lavoro e lì però si sono confusi perché il datore di lavoro non si sono accorti, non è CL Ma che loro lui neppure aveva pensavano. offeso, aveva criticato, ma è la Regione Lombardia, ma lì c'è sempre un po' di confusione tra le due cose, perché evidentemente l'impegno è tale, l'impegno ideale, che poi si stenta a distinguere gli abiti, insomma. Milano adesso, 15 anni che governa Formigoni, Lamorati, Decorato, sono lì da tempi immemorabili. Io prendo l'autobus e la gente è incavolata perché l'autobus è in ritardo, perché non trovano posto a sedere, perché i nuovi autobus sono strani, non riesci ad attaccare. Al supermercato ci sono le code, i prezzi sono sempre più alti, poi vai in posta per pagare qualcosa, c'è la coda alla posta, malauguratamente prendessi la macchina a Milano ti infili in una coda che non finisce più, io vedo la gente
sempre meno disponibile, più che oltre che essere sempre più incavolata, è sempre meno disponibile a dei rapporti sociali, a fermarsi un attimo, a parlare, a riflettere. Tutti quelli che incontro io hanno qualcosa, non da chiedere, che è una cosa non, qualcosa da rivendicare, cioè qualche torto subito, qualche torto da riparare, l'albero che glielo tagliano, oppure l'albero che ha troppe radici per cui scivola. Tu come? Cioè, avete la stessa sensazione o sono io che incontro gente tutta così? Perché se è così vuol dire che la situazione è piuttosto peggiorata, e voglio dire, non è che abbiamo governato Civati e Dio fino adesso. L'hanno fatto apposta, Carlo. Mi stupisce che tu non abbia colto. Eh sì, sono andati avanti 15 anni a spiegarci che bisognava aver paura a Milano. L'unico sentimento, l'unica sensazione che si doveva provare era la paura, no? La diffidenza verso gli altri, e ci hanno spiegato che bisogna lavorare e basta. Con il risultato che quando parli di verde pubblico ti sembra di essere un marziano, no? Di essere arrivato con l'astronave. Hanno fatto le biciclette, si sono dimenticati le piste, ne danno a noleggio, dove le usi le biciclette? Vai sulle macchine, non so, vai nelle rotaie dei tram. Non c'è uno sguardo verso il futuro. Quando si fa il paragone, a noi piace Milano più delle altre città, ma quando si fa il paragone con le altre città europee tutti ridono. Prendi Barcellona, Berlino, Parigi, cioè la gente dice no, ma quella è un'altra storia, no? Milano purtroppo è così. E invece noi forse dovremmo incominciare a raccontare che ci sono altre cose. Pensiamo a un posto dove passeggiare a Milano, dove incontrare le persone, a qualche investimento sulla cultura, non solo sui celti, che insomma abbiamo coperto di soldi. Sai che c'è il Capodanno celtico qui che si festeggia in pompa magna, intanto paga pantalone. Le nostre etnie, le nostre cosiddette razze sono venute fuori in modo, un po' brutto termine, un po' meticcio, ma grazie al cielo. Pensa se eravamo solo celti, che tristezza. Civati faceva una battuta, lo mettevano subito in campo di concentramento. Cioè, grazie a Dio abbiamo un po' di multiculturalità, magari un pochettino. Cioè. Ma siete però degli inguaribili pessimisti, perché noi, questa cosa dei celti, ho visto questi ragazzi a Parco Sempione accampati nelle aiuole con le loro tende canadesi, questi cappelli con le corna. I mantelli, e in fondo è bene, perché è l'ultimo momento che gli è rimasto di contatto con la natura. Perché tu poi citi le code del traffico, ma qui i nostri governanti milanesi guardano sempre avanti. Tra qualche anno le code non le vedremo più, perché le code saranno tutti in un tunnel di 14 chilometri che attraverserà l'intera città nel sottosuolo. Poi magari, siccome c'è anche una falda piuttosto alta a Milano, ci sarà anche qualche lago nel tunnel, quindi ci si può fermare e bagnare. Poi avremo una città magnifica proiettata verso l'alto, no? Perché c'è stata questa idea geniale che se si va in alto non si consuma il territorio, e quindi c'è qualche architetto che poi dice che il bisogno di servizi c'è anche se uno costruisce il grattacielo, ma invece no, perché al suolo occupa meno spazio. E poi certo, purtroppo mancheranno le metropolitane, perché sempre per il tunnel di 14 chilometri sono finiti i soldi, e quindi tra questi grattacieli si circolerà a piedi, naturalmente senza il verde, perché questa è una cosa fenomenale. Tutte le volte che fanno un progetto si parte sempre col parco in mezzo al quale c'è il grattacielo, e si giunge sempre con un sacco di grattacieli intorno, in mezzo ai quali c'è un piccolo appezzamento di verde affinché le finestre possano arieggiare le stanze. E quindi è una città che indubbiamente sta crescendo, sta cambiando. Poi diventa un po' più grigia, ma ci sono appunto i celti, le nostre, però, Vittorio, le loro radici.